Allora, soldi destinati all'assunzione di disabili, con quale obiettivo prioritario? L'obiettivo è l'inclusione sociale delle persone portatrici di disabilità e al contempo è un'esigenza di rispetto del diritto umano e della possibilità di lavorare, che mi sembra un diritto di ogni persona. Sinceramente non basta questo avviso, ne siamo pienamente coscienti, ma è correlato da altre iniziative. Qui abbiamo preso un fondo regionale che nasce poi da delle sanzioni che vengono fatte alle aziende secondo la 68 laddove non ci sono delle assunzioni e abbiamo cercato di rigiocarlo sul mercato cercando di andare verso un incentivo maggiore all'azienda e quindi è rivolto ad una progettualità ben coesa. Una richiesta delle aziende specifica, potrebbe calarsi sui territori in maniera, come dire, abbastanza virtuosa, perché tante volte l'azienda non sa chi potrebbe essere assunto e la persona che è portatrice di disabilità non riesce ad andare anche con l'aiuto della famiglia però a vedere che cosa può esserci di buono. Quindi cercheremo con i centri per l'impiego di aiutare questa relazione. Al contempo è virtuoso perché per ora prevede 86 nuove assunzioni e 46 potenziamenti delle strutture dove già lavorano, quindi è inserimento e reinserimento lavorativo. Okay.